Bonus fantasma, Serna Giotto spara a zero, i controlli spettavano ad altri, dice, mette sul tavolo numeri e documenti. Treni sovraccarichi, l'odissea quotidiana dei pendolari, viaggio del candidato del Movimento 5 Stelle. Legalità e trasparenza, parole d'ordine per la sinistra schierata con la Moretti, ma da Renzi la lista prende le distanze. Maserra, tragico schianto sulla Marosticana, morto un parrocchiere di 64 anni di Cairano, forse un malore la causa della sbandata. Singolare incidente lungo il putto a Porta San Tommaso, l'auto guidata da un 79enne finisce nel canale. Le previsioni del tempo per il fine settimana, sabato e domenica l'insegna del cielo sereno, qualche goccia domani sera. Alla polizia locale un agente a quattro zampe, ecco Trixie, pastore tedesco di 11 mesi con fiuto antidroga. Gli alunni di Arcade Spesiano portano sul palco la grande guerra, concerto spettacolo per lanciare un messaggio di pace. Buonasera a tutti voi telespettatori e benvenuti a questa edizione serale del TG Treviso. Il caso della birreria del Montello, che doveva essere un centro disabili, ma anche la Casa Alpina, l'aggiudicatore, ancora il centro di lavoro per disabili a Monselice. Tutto questo in apertura del nostro telegiornale, perché oggi a Treviso l'ex assessore regionale al sociale Remo Sernagiotto ha raccontato la sua versione su tutta la faccenda, attaccando tutto e tutti. Perché ho aspettato, essendo stato infangato per quasi tre settimane, ho aspettato un po' la fine perché a dire quello che penso. Inizia così la versione dell'ex assessore regionale al sociale ed ora parlamentare europeo Remo Sernagiotto sui tre casi di finanziamenti regionali alla disabilità ora al vaglio di quattro procure venete. 50 milioni di euro che Sernagiotto vanta di aver reso riutilizzabili tramite la restituzione con un mutuo, quando per anni venivano dati a fondo perduto. E sulle assegnazioni ha tirato fuori le carte nello studio dell'avvocato Crea che lo assiste, partendo dal bando discusso e votato dall'intero consiglio regionale. Viene accolto tutto? E in quel momento passa con tutta la maggioranza a favore, con l'astensione di tutta l'opposizione e con Petenò contro. Un bando ferreo al quale accedono 23 progetti, compreso quello di Carobinia sul Montello, oltre 3 milioni che la cooperativa doveva restituire in 25 anni. Non era il budget della cooperativa che garantiva, ma era l'agenzia del territorio con una perizia da 3 milioni e 6 e c'è stata fatta un'ipoteca di 3 milioni e 6. Edifici e soprattutto podere da un discreto valore, considerando la collocazione in piena DOCG del Prosecco. Ma l'ex assessore punta sugli stati di avanzamento dei progetti che dovevano essere relazionati con autocertificazione delle cooperative stesse. Da cooperativa sociale a birreria. Questo è una deviazione non lecita. Oppure nel progetto c'era anche birreria, ristorante, ma devono entrare i disabili a lavorare. Ma Sernagiotto non si limita alla difesa e su tutta la vicenda attacca chi l'ha accusato, iniziando dal presidente delle case di riposo del Veneto, Roberto Volpe. Lui ha questa grande responsabilità dell'Uripa da 23 anni e molte delle case di riposo non sono state fatte da un conoscente di Volpe, sono state progettate legittimamente. Sono state progettate dal fratello. Continuando con Domenico Garbin. Lui è presidente della cooperativa Sereni Orizzonti, che gestisce servizi per l'Ulss 4 e lui è revisore dei conti dell'Ulss 4. Oltre a questi attacchi mirati, l'ex assessore annuncia querele a raffica. Io non sono indagato, io non di querelare tutti quelli che per magari prendere qualche voto in più, senza avere conoscenza degli atti. Io sono uno che ha l'immunità europea, ma non la voglio. A disposizione, l'ho fatto anche per la pistola, un colloquio cordialissimo con le autorità davanti al mio avvocato, finisce lì. Mette in testa alle priorità del Veneto legalità e trasparenza, la lista della sinistra che appoggia Alessandra Moretti, candidata del PD. Ma dal governo Renzi, Veneto Nuovo prende le distanze. Siamo di fronte a un ventennio in cui si è unita la devastazione del territorio alla devastazione dei soldi pubblici senza alcun progetto vero di sviluppo del Veneto e di sviluppo sostenibile ed equilibrato. Legalità e trasparenza. Prende spunto dal caso Cade la Robinia, la lista Veneto Nuovo che riunisce SEL, Verdi e Sinistra Veneta per fare l'elenco delle cose più urgenti per cambiare la regione. La priorità è una sana
trasparente e incisiva azione di programmazione che riesca a coniugare la necessità della risposta alla crisi con la tutela delle persone più deboli. Amministratori, attivisti dei circoli, ambientalisti di vecchia data, la sinistra scende in campo per Alessandra Moretti, ma non chiamateci renziani, specificano. Rispetto al governo Renzi la pensiamo in maniera diametralmente opposta, ma rispetto al governo Zaia pensiamo che sia questa un'occasione da cogliere per rompere un sistema di potere che per 20 anni ha mangiato con i soldi pubblici e non riuscendo a risolvere nessuno dei problemi del Veneto. Molte persone pensano che il nostro sia un cambiamento anche di rotta politica. No, per noi siamo contrari a Job Act, continuiamo ad avere le nostre problematiche, le nostre difficoltà ad interpretare la nuova legge elettorale, ma ben diverso è quello che sta avvenendo in questa regione, dove per quanto ci riguarda il cambiamento ci deve essere. Prima il disagio, poi le scuse di Trenitalia. L'episodio a Treviso del treno troppo corto, rimasto bloccato dal peso eccessivo in stazione, fa ancora discutere. Questa mattina è stato il candidato alla presidenza del Veneto per il Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, ad andare a rendersi conto di persona della situazione che i pendolari vivono ogni giorno. Tutti in piedi, purtroppo è una situazione tragica. Io ho fatto il pendolare per moltissimi anni, avanti e indietro da Verona, e la situazione non solo non è migliorata, ma è peggiorata. Noi chiediamo che i soldi, tanti soldi che vengono investiti in infrastrutture e in opere, a nostro modo di vedere, inutili, penso all'alta velocità, al posto che fare delle strutture che porteranno centinaia, per non dire miliardi di euro nelle tasche di pochi, che questi soldi vengano spostati al servizio di tanti, con una metropolitana di superficie, con degli orari cadenzati e con dei mezzi adeguati per il 50% dei veneti, ovvero tutti i pendolari che ogni mattina si alzano e vanno a lavorare in giro per il Veneto. Se questo è il Veneto, la regione migliore d'Italia, beh, io sinceramente non vedo questo primeggiare, ma vedo una situazione critica di persone tirate per i capelli allo strenuo che non ce la fanno più ogni giorno a essere schiacciati come bestie. E siamo alla cronaca con l'incidente mortale che si è verificato questo pomeriggio intorno alle 14.30 a Maser, lungo la Marosticana, fuori dal centro abitato. Un 64enne di Cairano, Tiziano Guidolin, parrucchiere, è uscito di strada a bordo della sua Mercedes Cabrio, schiantandosi contro un platano. L'uomo viaggiava verso Cairano. Non è escluso che sia stato colpito da un malore, visto che sull'asfalto non sono stati riscontrati segni di frenata. Guidolin è stato estratto dall'abitacolo e caricato in ambulanza, ma è morto poco dopo all'ospedale di Montebelluna per i traumi riportati. Lascia i due figli. Sul posto SUEM, Vigili del Fuoco e la stradale di Vittorio Veneto. E per fortuna invece senza conseguenze per gli occupanti, l'insolito incidente che è accaduto nel primo pomeriggio di oggi tra Porta San Tommaso e Varco Burchiellati a Treviso. Una coppia di anziani a bordo di un fuoristrada è letteralmente finita dentro il canale delle mura cittadine. Probabilmente il 79enne alla guida a causa di una disattenzione mentre stava uscendo dal parcheggio, anziché la retromarcia, ha attivato la marcia automatica in avanti. Il fuoristrada ha letteralmente saltato il muretto che separa gli stalli della ciclabile e, sfondando i parapetti in legno, è sceso lungo l'argine, finendo la corsa, come si vede, in mezzo al canale. Per fortuna non solo in quel momento non transitava alcun ciclista, ma l'auto è saltata tra due alberi, evitando conseguenze ben peggiori. Sul posto i vigili del fuoco, la municipale e una piccola folla di curiosi. Curiosità anche per chi transitava lungo il PUT, con inevitabile traffico rallentato per più di un'ora. Ed ora altre notizie di cronaca in breve dalla Marca con il prossimo servizio. Tentato furto nella notte al punto giallo degli ambulatori dell'ULS 8 ad Asolo. Intorno alle 2.40 ignoti hanno tentato di scassinare la colonnina per il pagamento delle prestazioni sanitarie con un flessibile. Subito è scattato l'allarme. In pochi minuti sono arrivati vigilanza privata e carabinieri, con i ladri costretti a scappar via a mani vuote. Non risultano infatti a manchi di denaro. L'azienda sanitaria fa sapere che per i prossimi giorni i pagamenti di prestazioni ed esami potranno essere effettuati allo sportello cassa di Asolo o con carta di credito attraverso il portale dell'ULS 8.
Una nigeriana di 45 anni, residente in provincia di Treviso, è stata denunciata a piede libero dalla Digos di Udine con l'accusa di esercizio abusivo della professione. La donna, con alle spalle dei precedenti analoghi proprio in provincia di Treviso, effettuava circoncisioni a domicilio su bambini in tenera età, senza abilitazione e in ambienti non idonei. La polizia ha ricostruito una decina di casi negli ultimi mesi. I genitori pagavano anche 180 euro a intervento, convinti che la pratica fosse lecita. La circoncisione è consentita purché eseguita in idonei locali sanitari da un soggetto abilitato alla professione medica. Ha portato fino a un campo nomadi di via Castellana a Paese un'inchiesta delle Iene di Italia 1 sulla truffa messa sistematicamente in atto da alcuni rom di cui la polizia è già a conoscenza. Su internet gli autori del raggiro contattano chi mette in vendita oggetti preziosi, orologi, elettrodomestici, salvo poi farglieli sparire sotto il naso. Il tutto avviene in un contesto di proprietà privata dove non è facile per le forze dell'ordine intervenire. Già diverse le segnalazioni nell'ultimo anno al 113. Barca a fuoco in autostrada, insolito incidente questa mattina intorno alle 10.30 sulla A27 all'altezza della barriera di Mogliano. Un'imbarcazione di 7 metri trasportata da un autocarro è andata completamente distrutta in un incendio. A dare l'allarme è il 56enne di Casale che era alla guida, costretto a fermarsi e ad accostare. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Mestre che però per salvare la barca non hanno potuto fare granché, era già stata avvolta dalle fiamme. Dopo 100 anni dalla Grande Guerra, il Piave continua a restituire pezzi di quel conflitto. Oggi pomeriggio due ritrovamenti nella zona di Colfosco e di Ponte della Priula. Una bomba di grosso calibro con ancora del tritolo, che vedete nelle foto giunte da un nostro affezionato telespettatore, e una pericolosa bomba a gas letale subito messa in sicurezza dai carabinieri. A ritrovarle semplici appassionati del Piave che spesso si recano in passeggiata lungo le Grave. Ritrovamenti che testimoniano quanti ordigni siano stati utilizzati durante gli ultimi due anni di guerra durante la resistenza lungo il fiume e sul Grappa dopo la rotta di Caporetto. E c'è stata la presentazione questa mattina del cane antidroga da oggi in dotazione alla Polizia Municipale di Treviso. Pattuglierà le zone a rischio in centro storico ma anche nei quartieri. Treviso ha la sua unità cinofila della Polizia Municipale. È Trixie, pastore tedesco di 11 mesi, che presto verrà addestrato come cane antidroga. Che non è per l'ordine pubblico questo, è per la droga. Per Casugana un altro tassello sul fronte sicurezza dopo i vigili di quartiere. Questo perché va incontro anche alla nostra idea di sicurezza, che è un'idea di sicurezza che punta molto anche sulla prevenzione. Perché è proprio un'unità cinofila? Beh, intanto siamo l'unico comune della provincia ad aver istituito l'unità cinofila e riteniamo che, essendo a fronte di un fenomeno che comunque ha delle dimensioni in ogni città importanti, riteniamo che sia un segnale importante che vogliamo dare in termini appunto di sicurezza. Primo test operativo in pieno centro città. I giardinetti Sant'Andrea sono luoghi quelli dove è capitato anche nel passato che la nostra polizia locale in borghese sia intervenuta proprio per sospetti appunto di scambi o di assunzione di sostanze e però anche in altri luoghi. Girerà nei parchi, nei giardini, nei luoghi pubblici sia del centro storico sia della periferia e dei quartieri. E dalla Polizia Municipale spostiamoci al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Andiamo a vedere le immagini dell'esercitazione di questa mattina. Spettatori d'eccezione, oltre 2.500 bambini delle elementari di tutta la Marca. È iniziata così l'esercitazione dei Vigili del Fuoco di Treviso nella sede del Comando Provinciale. Spettatori d'eccezione, oltre un migliaio di bambini delle scuole elementari di tutta la Marca. Queste giornate per far vedere come lavorano i Vigili del Fuoco, come lavorano con la tecnologia, con le loro attrezzature, in sinergia con le altre forze dell'ordine, con i volontari e con il 118 e soprattutto come si difendono dai rischi, come lavorano in sicurezza. Dall'intervento in caso di incendio all'incidente stradale, dove con i pompieri intervengono i medici del 118 e le altre forze dell'ordine. Immancabile il salto nel vuoto, una delle prove per diventare pompiere. Una lezione all'aria aperta che ha affascinato i piccoli spettatori. Cosa si sembra di questi vigili del fuoco? Beh, sono stati molto bravi, ci hanno fatto vedere molte cose belle. Secondo te cosa vuol dire sicurezza?
Beh, essere protetto in caso di emergenza, avere tante supporto, protezione e il resto. È anche bello salvare le persone, soprattutto è anche un lavoro difficile. Il Vigile del Fuoco è la soddisfazione di aiutare delle persone che sono in difficoltà. Un compito però non per tutti. Perché ho molta paura. Ma che alla fine in molti vorrebbero fare. Dopo questa giornata, ragazzi, quanti di voi vogliono fare i Vigili del Fuoco? I bambini di oggi sono i cittadini di domani, bisogna lavorare sulla diffusione della cultura della sicurezza, noi crediamo molto in questa attività e quindi questo è il motivo per cui ci spendiamo ogni anno per favorire al più possibile questa attività. Ciao Rete Veneta! Bene, ora consueto appuntamento con il generale Giancarlo Iannicelli per sentire quali saranno le previsioni per il weekend. Tempo ancora tutto sommato stabile grazie a un anticiclone che si va rinforzando, tuttavia ecco, nel corso di questo rafforzamento lascia ancora passare un po' di aria instabile, di aria umida che provoca degli annuvolamenti che temporaneamente possono essere anche un po' più intensi. Più in dettaglio prevediamo su tutto il Trevigiano per domani una nuvolosità a tratti anche un po' più intensa, ecco, che copre in parte il cielo, anche se il sole dovrebbe rimanere, ecco, dovrebbe restare. Un peggioramento l'abbiamo nella seconda parte di domani e in serata, quando è possibile anche qualche brevissima precipitazione, è sicuramente più probabile verso nord, verso i rilievi, si dovrebbe esaurire tutto in nottata, ecco, infatti per domenica l'anticiclone si rinforza, impedisce il passaggio netto dei sistemi perturbati dell'aria umida, quindi avremo un cielo in prevalenza sereno. I venti con questa situazione sono deboli, di direzione variabile, anche se c'è una tendenza poi da domenica di porsi dai quadranti settentrionali. Le temperature rimangono al di sopra della media, 17-18 gradi le minime, anche se domenica mattina c'è una tendenza un po' a una diminuzione. E i valori massimi 24, 25, 26 gradi, quindi ripeto al di sopra della media. Per finire l'alta di Adige è previsto quasi calmo, poco mosso. Concerto spettacolo degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Spresiano sul palcoscenico domani sera, le sofferenze dei ragazzi di 100 anni fa. Dovrei recitare la parte dei ragazzini che avevano appena cominciato le elementari o le medie e si trovano improvvisamente a mollare tutto, prendere in mano delle armi, gli viene ordinato di andare ad uccidere. Mi ritengo fortunato che in questo momento non mi tocca mollare tutto e prendere un'arma e andare in guerra. Ragazzi che ricordano i ragazzi, la Grande Guerra, un secolo dopo, cantata, suonata, portata in scena da 100 alunni dell'Istituto Comprensivo di Spresiano. Lo spettacolo concerto domani sera alle 20.45 nell'auditorium della Scuola Media di Arcade. È un modo, diciamo, diverso, ma che gratifica tantissimo, gratifica noi come insegnanti, ma sicuramente gratifica tantissimo anche i ragazzi. Musica e recitazione con i ragazzi che si sono messi nei panni dei loro quasi coetanei di allora. La parte più difficile è stata interpretare la parte. Guerra e desiderio di pace che saranno tradotti anche in musica e canzoni. Ci saranno dei brani suonati e cantati che ricordano gli avvenimenti della Grande Guerra. C'è qualche brano che ti è piaciuto di più nel concerto, che ti ha emozionato? Qual è? The Avengers, che è la riduzione della canzone del film. Perché è quello un po' più impegnativo che risalta quello che facciamo. Mi è piaciuto di più Il Signore delle Cime perché mi ha molto emozionato. Come ha detto la mia compagna, è molto bello anche perché è più lento rispetto ad altri brani che cantiamo. Ed ora diamo la linea ad Angelo Squizzato per qualche anticipazione sulle prossime puntate di Agricoltura Veneta. Sì, buonasera a tutti, vi parlo da Fontanelli, mia provincia di Treviso. Nell'appuntamento di domani, domenica, di Agricoltura Veneta, vi parleremo di quote latte. Quote latte che sono finite un mese fa, non ci sono più. Che cosa accadrà?
Lorenzo Brugnera, presidente della Latteria Soligono, che allevatore. Finita un'epoca, ne inizia un'altra, 30 anni di sacrifici, di acquisti, di affitti e adesso l'incognita, perché non sappiamo che cosa succede, molti chiuderanno, altri allargheranno i propri allevamenti, oggi bisognerebbe essere un mago per sapere come va. Intanto c'è più latte. Oggi quello che vediamo, c'è molto più latte perché l'Europa ne sta producendo 8% in più, l'Italia siamo a 3-4%. E prezzi depressi. E molto depressi perché sta entrando del latte a pochissimo. Noi siamo l'Italia, è la valvola di sfogo di questa Europa. Con la CIA di Venezia poi vi parleremo di prodotti tipici del litorale veneziano, in particolare dei carciofi violetti di Sant'Erasmo. E poi racconteremo l'esperienza di un giovane contoterzismo, il contoterzismo è un settore molto importante per l'agricoltura di oggi. Grazie per seguirci, appuntamento domani e domenica. Una chiesa trasformata in moschea e lo scontro politico in vista delle elezioni. Si parlerà di questo stasera a Focus a partire dalle 21.05. Ospiti del direttore Luigi Bacialli, ci saranno i candidati Elena Donazzan, Jacopo Berti, Gennaro Marotta, Manuela Lanzarin, Luca Frasson, Andrea Ragazzi e Luciano Finesso. Come sempre aspettiamo numerosi i vostri sms. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci.